L'occasione è quella, come avevamo preannunciato martedì con la presentazione del visto, di rendere ufficiale anche, diciamo, l'ingaggio di due nuovi giocatori, Alessandro Ricca e Jacopo Balestri. E, niente, questi due giocatori penso che non abbiano nemmeno, venendo a far parte di questa squadra, nemmeno bisogno di grandi presentazioni, perché il curriculum sia di Alessandro che di Jacopo parla da solo. Vengono logicamente, da esperienze molto più importanti come categoria, sto parlando, però come detto per Lazzini, anche per questi due giocatori vale, poi sentirete loro cosa avranno da dire, logicamente vale il discorso del progetto, loro due hanno sposato logicamente il progetto che questa società, diciamo così, è andata a cementarsi in questo progetto importante che logicamente va come fine ultimo a quello di riportare l'FC Ponza con 1920 nelle categorie, diciamo, che un pochino più li competono. Quindi noi ci auguriamo logicamente di chiudere nel migliore dei modi questa stagione vincendo questo campionato di seconda categoria, poi che il prossimo anno si possano aprire degli scenari diversi e, diciamo, molto più importanti. Quindi questa è un po' una replica, il discorso è una replica a quello, ripeto, fatto martedì in occasione della presentazione di Giacomo Lazzini. Quindi niente, io non ho nient'altro da dire di particolare. È un onore, un orgoglio per noi avere qui questi due giocatori, poi cosa pensano questi due giocatori, penso sia giusto Sentiamo che che cosa pensi. glielo chiediate personalmente. Balestri, il più titolato senza togliere meriti a nessuno. Assolutamente. Cioè, titolato nel senso che manca il curriculum. Sì, Perché? è una bella La lotta, stessa sicuramente. domanda si è fatta da Sì, tutti, ma perché Ponzato? Capolinea? no, no, assolutamente. Uno quando decide di intraprendere un'esperienza non è mai a capolinea, anzi, spera sempre che ci sia un proseguo. È logico che gli anni parlano da soli, non è che si può nascondere l'età, quindi è chiaro che non ci sarà la possibilità di farti 20 campionati, però insomma l'importante è che uno venga con la voglia giusta e creda nel progetto che la società sta portando avanti. Io sono molto contento di essere qua, perché ritrovo delle persone che conosco, al di là del mio compagno di squadra che eravamo insieme l'anno scorso, ma anche nella società, persone che conosco bene, grande stima, quindi grande stima con le persone che collaborano con loro e sicuramente una bella sfida, perché Ponzacco è sempre stata una piazza importante e noi speriamo di poter contribuire, dare una mano ai nostri compagni che già stanno facendo benissimo, quindi forse non avrebbero nemmeno bisogno di noi, però insomma. Intanto cerchiamo di dare una mano a Si è già loro. chiesto anche a Lazzini quante partite ha visto di seconda categoria. Ma io ho diversi amici che giocano in seconda categoria, in prima, quindi alle volte sono andato anche a vedere partite. Io l'ho vista domenica, a parte del Ponzacco, sinceramente sono rimasto sorpreso nel vedere comunque anche la qualità. No, 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 anche la qualità del gioco, sinceramente. Non è, anche perché il calcio si è livellato molto negli ultimi anni, quindi le categorie non hanno più una differenza così abissale come magari ci poteva essere tempi passati. Adesso una squadra di seconda categoria ben organizzata, secondo me, può giocare contro squadre di categorie superiori tranquillamente. È chiaro che ci vuole sempre grande dedizione al lavoro e cercare di portare avanti il progetto in maniera giusta, senza guardare troppo avanti, ma cercando di vivere alla giornata. Risposta un po', hai fatto un po' un po' mai sentito. Io sono più, questo è molto più sintetico. Cosa risposta Ricca a questi allenamenti di notte anziché di giorno? Per voi che siete stati abituati, insomma, da decine d'anni a fare sempre allenamento di giorno, ora di notte, Sicuramente è un'avventura nuova e bisognerà sicuramente calarsi nella categoria e niente, io sono felicissimo di aver sposato questo progetto del Ponzacco e niente, siamo venuti qui per dare una mano ai ragazzi che già stanno facendo benissimo e speriamo di dargli veramente fino in fondo una grossa mano, insomma, la a questi speranza ragazzi. è
per il futuro anche per voi, no? Penso. Certo, no, infatti abbiamo sposato proprio un progetto, quindi l'idea è quella di rimanere a Ponzacco più tempo possibile e cercare di riportare Ponzacco nelle categorie che merita. Sì, anche perché Ponzacco, se guardate le fotografie, qualcosa di buono nella storia ha fatto. Qualcosa ha fatto. Assolutamente sì. Vabbè, io per me siamo a posto. Siamo a posto, Marco.